arrivano la prima vittoria e i primi 3 punti in campionato per la Fermana, ma che fatica! Contro un Chieti imbarazzante in difesa, ma insidioso in attacco, la squadra gialloblu si porta in vantaggio con Omiccioli, spreca diverse occasioni per chiudere la partita, si fa pareggiare dai neroverdi nel momento di loro maggior pressione, poi, pur sprecando altre opportunità per riportarsi in vantaggio, riesce a tornare avanti con una deviazione fortunosa su una punizione di Degano. Nel finale spreca 2 volte la possibilità di chiudere sul 3-1 e rischia anche il pareggio degli ospiti. Anche contro il Chieti, come contro la San Benedettese, i gialloblu hanno iniziato male per poi crescere nel corso della partita, che sono riusciti a dominare in ampi tratti, ma è troppo evidente che in attacco manca una vera punta che sappia fare gol, perché Cremona e Tascini ci metteranno anche tanta buona volontà, fanno anche sponde utili, una ha portato al primo gol, ma ormai dopo 3 gare ufficiali di campionato e alcuni amichevoli, il risultato a livello di trasformazione in gol sono sotto gli occhi di tutti. E non basta un Degano fuori categoria per togliere sempre le castagne dal fuoco. Se si vuole provare a fare un campionato ambizioso, anziché restare ancora un anno nell'anonimato, serve un giocatore importante davanti. Se invece la società gialloblu punta solo alla salvezza anticipata una giornata prima dello scorso anno, allora la squadra è già pronta. Si comincia con una parata su Cremona dopo appena 3 minuti. Lo stesso attaccante nativo della Lombardia poco dopo manda al lato. Al 22esimo punizione di Degano, respinta. Dopo altri 2 minuti ancora Cremona viene messo in condizione di finalizzare, ma la palla termina al lato. Ci riprova Degano poco dopo, mentre poco prima della mezz'ora su contropiede il portiere ospite respinge di testa su Cremona uscendo dall'area. La pressione della Fermana finalmente si trasforma in gol al 38esimo del primo tempo, grazie a Domiccioli che, lasciato solo in area, raccoglie una sponda di testa di Cremona da un cross partito dalla sinistra dai piedi del solito Daniele Degano. Andrea Omiccioli 1-0 per la Fermana. Poco prima dell'intervallo, Cremona ha l'occasione di raddoppiare, ma questa volta è il palo a dire di no. Si ricomincia per la seconda frazione e la musica cambia poco. Chieti non pervenuto, mentre Cremona e Degano continuano ad imperversare in area neroverde ma senza far male. Mister Osvaldo Iaconi prova Tascini al posto di Cremona, ma anche in questo caso, modificando i fattori, il risultato non cambia. Dopo 20 minuti ci prova Misin a lanciare Tascini in area, tutto inutile. La Fermana scende di tono, il Chieti si riorganizza e il vantaggio dei gialloblu appare sempre più fragile. Il portiere polacco della Fermana, prima con un bel colpo di reni e poi dopo l'incrocio dei pali, negano al Chieti un pareggio che gli abruzzesi invece raggiungono meritatamente poco dopo la mezz'ora, grazie a una bella girata dell'ottimo Dos Santos. Alla Fermana servirebbe proprio uno come il sudamericano. A centravanti invertiti la partita sarebbe terminata 4-0. La Fermana non ci sta, dalla panchina Iaconi si fa sentire e i canarini ristabiliscono subito il vantaggio con una punizione battuta da Degano da oltre 30 metri, ma che va in rete con l'aiuto della fortuna, che forse solo questa volta ha aiutato i gialloblu. Infatti, poco dopo, lo stesso Degano manda al lato, sebbene di poco, un calcio piazzato da posizione anche più favorevole e poi negli ultimi minuti Tascini prosegue la scorpacciata di occasioni da gol che aveva iniziato Cremona nel primo tempo. Allo scadere ci si mette anche un doppio giallo per Terrenzio da parte di un arbitro che in altre diverse occasioni è parso troppo permissivo nei confronti degli abruzzesi. Fra 7 giorni Fermana a San Nicolò vicino Teramo, prossima in casa fra 2 domeniche contro l'Olimpia Agnonese.